E siamo alle nostre breaking news, ben trovati subito in apertura. Podere rota, la conferenza dei servizi ha detto no all'ampliamento, dunque si va verso la chiusura, ancora mancano le firme sui verbali, ma come ha confermato il sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi, la vicenda dovrebbe avviarsi verso la conclusione. Torniamo sulla tragedia di Vitiano, l'incidente che costò la vita alle 22enne Federica Cannetti, è arrivato l'esito della perizia, l'auto andava a quasi 140 km orari. Per questo incidente è indagato per omicidio stradale e lesioni un ventenne valdarnese. Ancora cronaca, ma parliamo del pastore belga di cui vi abbiamo parlato in questi giorni, che è stato avvelenato. Ebbene, è drammatico l'esito e clamoroso dell'esame tossicologico. Gli avvelenatori avrebbero utilizzato un barbiturico che si usa anche negli Stati Uniti per le sentenze capitali, dunque davvero un caso su cui indagano i carabinieri forestali dai risvolti clamorosi. Queste le nostre principali notizie sui nostri canali social e nei nostri TG, le potrete ritrovare. Grazie e arrivederci.